Ciao gente, secondo video sui prodotti finiti perché per tanto tempo io ho tenuto una busta piena di roba finita, una parte già ve l'ho recensita, ve la lascio qua, noi adesso continuiamo con altra roba. Fatemi dire che vi voglio parlare intanto di loro, i dischetti della Auchan, sono questi maxi dischettoni, ve li ho fatti vedere anche tramite Instagram, mi piacciono perché sono praticamente una cosa grossa così che voi tranquillamente li passate sul viso e con uno vi basta e vi avanza. Adesso magari costicchiano un pochino perché vengono quasi... La mia ricarica telefonica è stata fatta. Adesso vengono quasi sui 2 euro, però vi assicuro vi durano tanto e poi soprattutto ci fate tanto, anche perché comunque sono 60 dischetti per pacco. Poi un altro pacchetto di dischetti che ho provato, però sono quelli tondi piccoli, sono questi della Quadé, che trovate da Tigotà, ve lo dico. Non mi hanno fatto impazzire, però li avevo presi perché venivano 90 centesimi, niente, ma non mi sono piaciuti. Basta che ci mettete qualcosa, già trapassa sotto al dischetto e soprattutto non riuscite a farci tantissimo, magari ci fate solo una parte del viso. A livello di denti vi voglio parlare di lui, AZ Complete, e ha del colluttorio all'interno. Mi è piaciuto tanto, veramente tanto. A me gli AZ mi piacciono tanto come dentifricio. Adesso sto utilizzando la pasta del Capitano, però questo è con la menta bio. Mi piace, non è male, non, senza infamia e senza lode. Però mi piaceva il concetto che comunque questo andava comunque un dentifricio a 360 gradi. E io di solito prediligo più questi generi di dentifrici, però questo proprio il pasta del Capitano senza infamia e senza lode, buono. Vi volevo parlare assolutamente di lui, questo bagnoschiuma della Belta Bios che l'ho trovato a Panorama, eccolo qua. Mi incuriosiva il discorso che era dermatologicamente testato su tutti i tipi di pelle, senza nickel, è vegano, quindi è proprio quello che mi ha incuriosito. Oggi Stitch mi chiama in continuazione. Essendo un prodotto comunque bio, ha una durata di 6 mesi, ma questo io contatelo, ho finito nell'arco di un mese. Mi è piaciuto tantissimo, è pratico l'apertura perché è qui, vedete? Buono, ha una profumazione molto delicata perché comunque è la camomilla. Devo dire che è il primo bagnoschiuma che ho utilizzato dall'inizio alla fine. Buono, non è male. Poi veniamo a questo prodotto di natura siberica, il contorno occhi. Mi ero incuriosita tantissimo di questo brand, poi soprattutto ne sentivo parlare tanto bene. Fra le diverse cose che avevo comprato, avevo acquistato anche questo contorno occhi. Uno perché mi costava di meno e due perché comunque diciamo che il discorso contorno occhi è un discorso che non vado mai tantissimo a trattare. Io l'avevo pagato pochissimo, l'avevo pagato contate 5 euro perché Natura Siberica comunque non si muove su questi prezzi. Purtroppo, essendo in fase di scadenza, perché l'hanno detto, questo l'avevano detto, e non sono riuscita a terminarlo prima che scadesse. Devo dire che come prodotto mi piaceva il concetto che vedete al suo dosatore, tranquillamente. Cioè, contate che non fate tutta la dose, non la fate, fate un pochino e vi basta per tutti e due gli occhi. E mi piaceva la consistenza, era veramente iper fresca, vi dava quella sensazione proprio di svegliata. Infatti, mi piaceva utilizzarlo tantissimo la mattina. Si stendeva e si asciugava subito, era fantastico. Unica cosa è che io penso di non essere arrivata nemmeno a metà flacone, perché vi assicuro, per quanto ne bastava poco, mi sarebbe durato tantissimo, però sapevo che era in fase di scadenza, infatti è scaduto. L'ho notato subito dalla colorazione: prima era trasparente, adesso è di un giallo tipo ambra. Però fantastico, ve lo consiglio, è veramente un buon prodotto. Natura Siberica mi sta piacendo tanto, mi sta piacendo veramente tanto. Vi voglio parlare di lui, Bio Officina Toscana, il siero viso purificante. Io questo l'avevo visto da tanta gente, tra cui anche Make Up Passione 1986. Io ti saluto, un bacione tesoro. Comunque anche lei ne aveva parlato benissimo, alla fine mi sono incuriosita e ho detto ok, lo voglio provare anch'io. Tanto va bene, si presenta in questo flaconcino fatto del dosatore perché vedete è a goccia. Se siete poi rigorose nell'utilizzo vi dura anche un mesetto e mezzo. Invece siete come me che andavate bene, poi l'avete lasciato, poi l'avete ripreso. ci fate anche 4 mesi. Come prodotto mi è piaciuto tanto perché comunque devo essere sincera, io i risultati li ho visti, cioè vale a dire, non è che mi fermava le imperfezioni, però devo dire che mi ha attenuato veramente lo stato della pelle, quindi la grana la sentivo migliore, quelle possibili microcellulite
micro imperfezioni mi andavano via, mentre mi faceva magari, non mi fermavo, ovviamente quelle imperfezioni oramai erano in fase di nascita, fatemi dire, però era veramente buono, mi piaceva, poi soprattutto perché lo applicavo dopo la crema, quindi mi piaceva perché mi dava quella sensazione di fresco. E contate che io lo utilizzavo mattina e sera, tutti e due i momenti, più in là lo ricompro, però adesso sto bene così. Prodotto di crema, viso, che vi voglio assolutamente parlare, è lui, l'Hydra Bomb della Garnier Skin Active, cioè vale a dire la crema super idratante, antiossidante 3 in 1. Con la Garnier c'è un rapporto di amore e odio, cioè delle volte mi va bene, delle volte la odio. Questo è un prodotto che, devo dire, non gli davo una lira, fino a che non è successo che me l'hanno regalata al lavoro. Praticamente è questo prodotto, vedete, cilindrico, io l'ho finito tutto, sono 50 ml normalmente. Fatto un casino. Sono 50 ml normali di crema viso. La consiglio per chi come me ha una pelle grassa e soprattutto magari con delle problematiche. È una crema fantastica. Io questa la utilizzavo sia d'inverno che anche primavera, perché mi è capitata di utilizzarla e poi doverla cambiare. Però nell'ultimo periodo l'ho riutilizzata perché ho detto la voglio finire. Io non so, ecco sì, sono riuscita a farlo uscire un pochetto. Vedete, questa consistenza bianchiccia, comunque bella cremosa, uno può dire ok, non mi si assorbirà mai, invece no, gente, cioè vi si assorbe in 3 secondi. Quello che mi piace intanto è la profumazione è veramente buona, poi soprattutto vi lascia la pelle iper morbida. E un'altra cosa che mi ha stupito è il fatto che è perfetta come base trucco, dà una sensazione proprio di mattificazione al tempo stesso, anche se però la pelle non si opacizza, vi lascia la pelle semi lucida, ma non è quella crema grassa, è molto leggera come consistenza. E vi assicuro che, a discorso di antiossidante, l'ho visto perché comunque mi aiutava a levare quelle semi macchiette che mi erano rimaste. Spero non la levano dal commercio, perché come prodotto non è per niente male, anzi è da tenere in conto. Ve la consiglio veramente tanto. Vi voglio parlare di lei, l'acqua micellare dell'Alchemilla, la famosissima acqua micellare dell'Alchemilla. Ovviamente questa è quella per pelli grasse, era quella da 500 ml. Cosa ho da dire di questo prodotto? C'è sempre il solito discorso. Mi è piaciuta perché, contate che a me quest'acqua micellare mi è durata 3 mesi. Devo dire che mi ha aiutato e devo dire che comunque a livello di struccaggio era veramente buona, cioè contate che mi aiutava perfino a levare le tinte di MAC. Una cosa che però mi ha lasciato perplessa è che, nemmeno arrivata a 3 mesi di prodotto, il colore del prodotto mi era cambiato totalmente, cioè mi era diventato tipo un'ambra veramente scuro, ma tanto scuro. Però gente, torniamo sempre lì, è un prodotto bio, va bene, quello che vi pare. Però non mi piace il discorso di vedermi il prodotto che da un certo punto mi cambia il colore, mi cambia la consistenza e al tempo stesso non so che cosa fare. Non l'ho capita sta cosa di Alchemilla, cioè perché il prodotto mi cambia quando non è ancora scaduto. Ho trovato di meglio, cioè vale a dire, all'inizio avevo provato, e contate questa che vedete è il secondo flacone, avevo provato finalmente la famosa acqua micellare di Garnier. Mi è piaciuta tanto, veramente tanto, poi soprattutto essendo perfetta ovviamente per la mia pelle, era perfetta, quindi buonissima. Io avevo provato anche quello rosa, anche quella buona come acqua micellare, però ovviamente era meno indicata per il mio tipo di pelle. Questo è veramente 1000 volte meglio. Capitata da Ticotà, ho visto lui, Garnier Pure Active, acqua micellare, struccante, deterge e purifica. L'ho provato e mi è piaciuto tanto, e contate che il secondo flacone sta in bagno, quindi cioè mi piace veramente tanto. Infine vi volevo parlare finalmente di lui, dell'idea, ovvero il gel detergente per il viso alla mela e bambù. Mi è piaciuto da matti. Contate, questo è il primo flacone finito, quel secondo che anche questo è stato prontamente finito, eccolo qua, mi è piaciuto da matti, mi piace veramente tanto. Io di là in bagno ho il terzo, è un anno che io utilizzo questo. Contate che è un prodotto che si usa veramente pochissimo, 200 ml di prodotto vi durano veramente tanto, ci fate quasi 6 mesi. Mi è toccato cambiarlo perché mi sto rendendo conto che la mia pelle si sta abituando. Per evitare questa cosa, il terzo me lo tengo da parte e vado a comprare un nuovo gel, e sono andata su questo della Vichy
conosci, che è della linea dell'acqua termale, a questo qua, ovvero questo balsamo di Bottega Verde. Io di solito i balsami labbra di Bottega Verde non li acquisto, ci faccio poco. Questo qui era al pepe rosa, mi incuriosiva l'idea, devo dire che non è male, vi lascia qualche pizzicorino magari sulle labbra, è veramente leggero. Sul discorso colorazione non ve lo fa, buono, però prediligo altro. Vi parlo di questo struccante che mi hanno dato come in omaggio da Kiko, che è il nuovo struccante Pure Clean Ace e Lips. Era quello bifasico, shakerate e applicate sul dischetto e poi vi struccate. Devo essere sincera, non mi è piaciuto, cioè vale a dire, faceva un buon lavoro, ma a livello di profumazione mi dava veramente fastidio utilizzarlo. A livello di cosmesi, finalmente, partiamo da questo qua, Kiko. Vi ricordate che Kiko tiene 4 o 5 top coat generi per le ciglia. Questo era quello rosa ed era quello che dava volume e pettinava bene le ciglia. Mi è piaciuto fino all'ultimo, mi piace, però utilizzo altro, cioè vale a dire lui, tantissimo il Pupa Vamp, io lo adoro. Questo che vedete è il prodotto praticamente finito fino all'osso, cioè la scritta è praticamente rovinata, l'ho strautilizzato. Io non capisco come fanno a dire tanta gente che dopo 2 mesi, dopo 1 mese di utilizzo gli si secca il mascara. A me non mi si è seccato per niente, anzi, cioè per farlo seccare ci è voluto, e soprattutto l'ho utilizzato tantissimo, quindi questo sarà il mio mascara top veramente, ma tanto. Al momento io come mascara top sto avendo un debole per quello nuovo di Maybelline, ma questo comunque è un valido compagno. Matite che ho finito sono una, la Avon Super Shock, che sapete è la mia matita del cuore, cioè una matita fantastica, Avon Super Shock, ve lo ridico, in tonalità black, veramente ottima. E poi finalmente questa dell'Urban Decay, che è quella normale Zero, carina, mi è piaciuta come matita, però quella di Avon è 1000 volte meglio. Ebbene gente, e questo era tutto il video, ci vediamo al prossimo video, ciao!